C'era una volta un ragazzo molto educato che ascoltava i consigli dei genitori. La mamma gli diceva sempre: vai a correre nel bosco, ti farà bene la salute. E il ragazzo, senza protestare, andava tutti i giorni a correre nel bosco sperando di incontrare gli uccellini, le marmotte e gli orsetti. Ma purtroppo questa sua ricerca risultava vana. E un giorno la mamma, come sempre gentile e premurosa, gli chiese: ma cosa trovi quando vai a correre nel bosco? E lui rispose: merda! Correre più nel bosco e lo segregò in casa, costringendolo a studiare per anni ed anni. Il ragazzo, leggendo Nietzsche e Marx, si chiedeva che fine avessero fatto gli ideali e la giustizia. Giunse alla conclusione che la colpa era del popolo, era il popolo che eleggeva i suoi rappresentanti. E un giorno la mamma, vedendolo turbato, disse: quali riflessioni scaturiscono dai tuoi studi? E lui: scelta, 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 c'è da fare una scelta. No, non ci sono più ideali sulla terra. No, non di dare nuovi volti sulla scena. No, le persone opereranno questa scelta, 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 scelta. Il ragazzo crebbe e divenne un valido esponente politico del suo stato. Voleva migliorare il mondo, voleva dare giustizia agli uomini, ma ad ogni passo trovava sempre nuove barriere. E purtroppo lui era da solo. La mamma, fiera ed orgogliosa del suo fanciullo, un giorno gli chiese: cosa noti durante le tue discussioni politiche in Parlamento? E lui: merda, 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 merda. Noto solo merda, noto macchine politiche di merda, tra discorsi populistici di svolta, noto sprechi per le macchine da guerra.